vissuto alberghiero Locri Siderno, una tradizione importante che continua. Oggi compie 50 anni il convitto, un convitto che è servito a far crescere e a, diciamo, in un certo senso ospitare intere generazioni che hanno frequentato questa scuola e che, pensate un po', ha una storicità di 50 anni. E oggi tocca alla dirigente, insieme agli altri docenti, Anna Maria Cama, reggente, festeggiare questo compleanno assieme alle istituzioni, ma assieme ai professori e anche ai ragazzi. Oggi è un evento importante per l'istituto Dea Persefone di Locri Siderno, veramente un evento importante. La scuola, che è nata nel 68, ha avuto nel 71, ha visto nel 71 nascere un convitto maschile che ha accolto, come lei diceva, generazioni di ragazzi ed ha offerto a generazioni di ragazzi meritevoli l'opportunità di studiare, di portarsi avanti. È una scuola che ha avuto una storia importante, che sul territorio ha rappresentato sicuramente un grande punto di riferimento per le famiglie, per gli studenti, e che tuttora crea grandi opportunità ai nostri giovani. Sono riprese appieno le attività nel periodo post-pandemico e di nuovo noi assistiamo alla vittoria nelle competizioni, di nuovo i nostri studenti ci rendono orgogliosi, ma come da 50 anni e più è questa sinergia che si percepisce nella scuola, il grande amore dei docenti verso la formazione degli studenti, una formazione che noi vogliamo legata ai prodotti del territorio ma anche proiettata verso il futuro 4.0. Noi abbiamo dei partenariati veramente importanti, intanto con aziende del territorio ma anche con aziende che stanno in tutta Italia, e i nostri ragazzi avranno l'opportunità di fare anche esperienze all'estero, soprattutto i neodiplomati avranno questa importante opportunità. Molto spesso capita che i ragazzi vengano assunti presso le stesse aziende con le quali hanno realizzato le esperienze, gli stage di PCTO, gli stage di alternanza. Sono aziende selezionate, sono aziende importanti e spesso ci fanno i complimenti per la qualità del lavoro dei nostri ragazzi, che sono veramente guidati nel migliore dei modi dai loro docenti di indirizzo. Rudy Lizzi, consigliere metropolitano con la delega proprio all'istruzione, oggi a festeggiare assieme ai ragazzi i 50 anni del convitto, dal 1972 al 2022 questa struttura ha ospitato centinaia e centinaia di ragazzi che si sono formati, perché un convitto nella Locride, volendolo paragonare per spiegarlo ai telespettatori, è come se fosse un college all'americana, e qua c'è l'unico. È un bellissimo traguardo che questa scuola ha ottenuto. Il convitto, secondo me, per questi tipi di attività è fondamentale, perché dà la possibilità ai ragazzi che vengono da fuori per poter frequentare questa scuola. Questa scuola, secondo me, è una scuola importantissima per tutto il territorio metropolitano, ma anche a livello nazionale, secondo me, perché ha sfornato in tutti questi anni delle persone che stanno svolgendo in tutta Italia il lavoro con un altro profilo professionale. Professore Sgambelluri, come festeggiamo questi 50 anni? Lei ne ha visto una gran parte. Sì, sì. Allora, io posso dire che sono stato un alunno e un ospite del convitto. Quindi quando era piccolino ha frequentato? Da 14 anni, che da quando mi sono iscritto qui alla scuola alberghiera. Quasi 50 anni fa? Sì. Mi sono iscritto alla scuola alberghiera, io ho frequentato il convitto, sono stato 5 anni nel convitto anch'io. Com'era il convitto negli anni 70? Era molto bello, organizzato, anche perché c'era anche il preside Galasso ai tempi... Già 50 anni fa? Sì, 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 era il mio professore d'italiano. Sì, ma il convitto è stato sempre un fiore all'occhiello per la scuola alberghiera di Locri, perché poi tra l'altro la presidenza, la direzione del convitto sono state sempre persone veramente eccezionali. Professor Domenico Lentini, che è il coordinatore di questo convitto. Professore, 50 anni, abbiamo visto tante generazioni crescere, addirittura suoi colleghi
oggi sono insegnanti, hanno frequentato il convitto. È vero, noi siamo orgogliosi di festeggiare questi 50 anni. Guardate, io ho fatto un sondaggio, nel convitto noi abbiamo in questi 50 anni ospitato circa 900 ragazzi, siamo quasi a quota 1000, quindi pensate un attimino quanti ragazzi sono passati dal convitto e dall'alberghiero di Locri che oggi sono nel campo della... 1000 in tutto, no? Sì, 1000 ragazzi che abbiamo alloggiato in convitto in 50 anni. Guardate, io oggi ancora ricevo auguri, stamattina, ieri, da parte del mondo. I ragazzi che sono stati in convitto, è una cosa bellissima questa qua, davvero siamo orgogliosi di questa nostra struttura. Senta, con la preside prima dicevamo il convitto, volendo descrivere, è un college all'americana, diciamo che lo stile è quello. Perfetto. Che si fa attività didattica, non si vive solamente. Assolutamente, noi abbiamo questi ragazzi che noi alloggiamo lì, in poche parole. Sono ragazzi che non possono viaggiare, perché la mattina per venire a scuola dovrebbero alzarsi alla mattina alle 4, quindi dormono da noi, la mattina noi li portiamo a scuola perché, come avete saputo, purtroppo siamo dislocati in due città diverse e quindi abbiamo questa difficoltà, però ce la mettiamo tutto, noi portiamo i ragazzi, li veniamo a prendere, il pomeriggio i ragazzi, oltre a pranzare in convitto, effettuano lo studio con l'aiuto di noi educatori, diciamo, noi organizziamo attività sportive, insomma quello che possiamo.